Salve e buongiorno a tutti, io mi chiamo Aldo Procida e voglio mostrarvi oggi l'ultima mia creazione del programma Gestione Karaoke. Cioè, in senso che quando uno va in un locale a suonare, invece di attendere che persone vanno vicino e gli vanno a chiedere una base musicale, possono farla direttamente dal loro smartphone, dal tavolo dove sono seduti. E vi mostro come funziona. Con l'aiuto di alcuni amici che mi hanno dato delle dritte, praticamente ho modificato alcune cose e penso che sia una versione abbastanza buona. Dunque, clicchiamo per andare nel programma. Allora, il programma ha tre tasti, il QR code che i clienti praticamente vanno a cliccarci sopra per aprire la parte dove si prenota, che poi sarebbe questa, vi faccio vedere. Io la posso prenotare sia se il cliente viene vicino a me, oppure gli passo il QR code e loro praticamente prenotano la base. In questo caso vi faccio vedere come la prenoto io. Prenoto una base. Quindi diciamo Pierre Depou, scrivere Pierre, autore la cantano i Pou. La tonalità diciamo la voglio meno 1 oppure 0 a tonalità originale. Canta Aldo Procida e faccio invia. Ho inviato la mia base. Torno alla home page. Io dalla mia amministrazione, che cosa faccio dal telefono amministrazione? Vedo i clienti che si sono prenotati. Vedo le basi prenotate e mi appare praticamente che sono state prenotate due canzoni. Luce di Elisa, che ha prenotato prima, e Pierre Depou, che l'ho prenotata io. Ammettiamo il caso. Luce Elisa ha già cantato, io seleziono col dito, mi seleziono sopra, diventa rosso e faccio cancella selezionata. A questo punto richiamo le basi prenotate e mi rimane solo Pier. Se ci sono più persone che hanno prenotato 20-30 basi, diciamo che io le ho tutte in lista, e magari qualcuno dice devo andare via, posso cantare prima io, allora io che cosa faccio? Mi seleziono sulla sua canzone, che pure che sta alla terza, alla quarta, alla quinta, la seleziono, dopo che ha cantato la cancello e mi rimane comunque la lista già prenotata. Questo è tutto. Se siete interessati potete iscrivervi al canale e chiedermi quanto costa la base, quanto costa, diciamo, il programma per gestire le basi musicali, il karaoke. Ok, questo è tutto, io vi lascio e arrivederci e una buona giornata. Ciao.